Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Sono a Cavasso Nuovo, un piccolo paese del Maniaghese. Chissà cosa scoprirò. Come arrivo vedo subito il Palazzat, così chiamano l'antico palazzo Polcenigo Fanna. Nonostante le apparenze, non è mai stata una fortezza. Evidentemente i padroni ambivano ad avere un castello, visto le 2 massicce torri. Dal 1900 questo edificio è sempre stato parte della vita degli abitanti. Ha ospitato le scuole elementari, poi la latteria, c'era una scuola di disegno e per un periodo pure l'ambulatorio medico. Oggi è usato come sede del Museo della Vita Contadina, con una specifica sezione dedicata al lavoro e all'emigrazione. Quindi la mia prima tappa sarà proprio il museo. Da sempre, nei mesi invernali, gli uomini delle montagne sono emigrati verso le pianure in cerca di lavoro. Tornavano a primavera per lavorare nei propri campi. Scalpellini, muratori, fabbri, carpentieri, ecco cosa facevano i friulani in terra straniera. Alcuni andavano molto, molto lontano in cerca di fortuna. Utensili da lavoro, oggetti personali, passaporti e tante, tante fotografie raccontano di una vita piuttosto dura. Qualcuno la fortuna però l'ha trovata ed è diventato anche ricco. Questa famiglia si è comprata l'automobile. Ma le donne, mentre i mariti erano all'estero, come sopravvivevano? Mi hanno spiegato che era loro compito curare a casa la terra e gli animali, ma c'era anche chi partiva per andare a fare la balia presso le famiglie benestanti delle grandi città. Troviamo un passeggino bellissimo, con tanto di corredo originale. È un'insegna di fine 800 che pubblicizza una bottega di mosaicisti e terrazzieri. Quando hanno restaurato il Palazzat, è stata rinvenuta una sala completamente affrescata, che ora viene usata per mostre varie. Le pareti sono un tripudio di temi mitologici. Forse era una sala dedicata alle feste. Non mi sfuggono i lampadari di vero vetro di Murano, appesi in molte delle stanze. Oh, ce n'è uno enorme! Prima vi avevo detto che nel Palazzat c'era una scuola. Si trattava di una scuola serale di disegno. Durante il giorno i ragazzi dovevano dare una mano nei campi. Il mestiere di terrazziere nasce proprio qui, tra Cavasso e Sequals. Questi splendidi pavimenti sono realizzati da un composto di materiali naturali, cocciopesto, sassolini, frammenti di marmo, ciottoli. Insomma, l'abilità dei terrazzieri friulani è sempre stata quella di realizzare bellissimi disegni e accostamenti cromatici di grande effetto. Ma perché Cavasso si chiama Nuovo? Dobbiamo cominciare da lontano. Una volta Cavasso era parte di Fanna, che si divideva tra Fanna di sopra e Fanna di sotto. Tra le due comunità non è mai scorso buon sangue. Così, all'inizio del 1600, i due paesi si divisero. Fanna di sopra diventò Cavasso e quella di sotto semplicemente Fanna.
La denominazione di Nuovo viene aggiunta nel 1886 a seguito dell'annessione da parte del Friuli e del Veneto all'Italia. Ma andiamo a visitare alcuni borghi del paese. Prima tappa, Runchis. Abitanti, 20. Solo 20? Molti vivono all'estero, tornano in Italia in estate e guardandomi attorno capisco perché hanno tanta nostalgia. A chi non piacerebbe vivere in questo paradiso? Prendendo una stradina nel bosco si possono raggiungere tutti i borghi in pochi minuti. In località Grilli abitano 4 famiglie. Da qui un panorama bellissimo e nelle giornate terse si vede fino a Caorle. E in località Vescovi gli abitanti sono ben 6. Voi non ci crederete, ma Michelle e Diego si sono fatti l'osteria personale eppure ben fornita. Cavasso è costellata da borgate piccole piccole, tutte come queste. Riprendiamo il sentiero per recarci verso la chiesa di San Remigio e troviamo una fontanella termale. I residenti la chiamano scherzosamente la fontana di Recoaro perché l'acqua che esce è solforosa. Berla fa molto bene e fa fare anche tanta plin plin. La chiesa di San Remigio ospita tra le tante cose interessanti un sarcofago di un guerriero. Si chiamava Marzio Polcenigo e il monumento fu fatto costruire dal fratello Ossaliaco nel 1650. Non so cosa fece di tanto importante per meritarsi questo mausoleo. Cavasso è attraversato da una lunga pista ciclabile che va fino a Maniago. Oggi si festeggia la giornata mondiale della bicicletta ed è in corso proprio una biciclettata. Gli iscritti sono 170 e ci sono tantissimi bambini. Niente vincitori né vinti, ma solo la voglia di stare assieme e di godere della bella giornata e delle prelibatezze che Cavasso Nuovo offre. Come la pitina, delizia che trovate solo in questa zona del Pordenonese. Non è un salume, non è un insaccato, non è una polpetta gigante. Insomma, la pitina è la pitina. Viene fatta con carne di capra o di pecora e occasionalmente di selvaggina. Dovete solo provarla. Nei miei viaggi ho sempre visto latterie diventare museo, perché oramai quasi nessuno lavora artigianalmente il latte. E ora ho una bella sorpresa. Questo ragazzo ha aperto con un suo amico un'attività casearia, riprendendo quindi la vecchia tradizione friulana. Gli affari vanno bene, e ti credo. Questo formaggio di capra è una delizia. Ma c'è anche dell'ottimo latteria e la ricotta affumicata. E se ci facessimo una birretta? A che gusto, mi chiedono? Come a che gusto? Il birrificio del paese le fa alla ciliegia, alla fragola, ai fiori di sambuco, alla zucca. Ci sono anche le birre normali, ma la scelta è così varia tra rossa, chiara, lager che davvero non so che fare. Alle birre è stato dato il nome dei borghi paesani. Quindi, se ordini una birra Runchis, ti arriverà una birra ambrata doppio malto. Carina l'idea! Purtroppo la giornata sta finendo. All'uscita del paese, quando attraversiamo il Ponte Maraldi, voglio scendere per un attimo. Un'ultima foto sul fiume Meduna. Che colori, ragazzi! E con questa cartolina vi saluto da Cavasso Nuovo. Ciao ciao!